Ciao a tutti, io sono Beatrice Colli. Ciao a tutti, sono Gianluca Zodda. Ciao, sono Giulia Randi. Ciao, sono Ludovico Fossali, anche io faccio parte della nazionale italiana e l'anno scorso sono andato alle Olimpiadi di Tokyo. Come sapete c'era una medaglia per tutte e tre le discipline, quindi oltre alla speed ho dovuto allenare anche la lead e il boulder. A Parigi invece ci sarà una medaglia separata solo per la velocità, mentre boulder e lead saranno ancora unite insieme e quindi da adesso posso concentrarmi solo sulla speed e continuare il percorso che avevo iniziato prima di Tokyo. E oggi siamo qua alla Just Climb di Reggio per il primo raduno dell'anno della Nazionale Speed. Questo raduno per noi è molto importante perché è il primo raduno da federazione che facciamo e in prospettiva delle prossime Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024 abbiamo già cominciato a organizzare un piano di allenamento e di programmazione e di incontri con tecnici della Nazionale e fra noi atleti della Nazionale. Sarà molto importante per pianificare bene la qualifica e una possibile partecipazione alle Olimpiadi. È un raduno molto importante, molto motivante sia per la nazionale giovanile che per la nazionale elite A1 e A2 perché ci riporta la mente nell'ambiente di gara e ci permette di spingere al massimo, cosa che in allenamento è molto difficile, soprattutto negli allenamenti della speed. Quest'anno sarà molto importante per me per vedere come sono messo a livello mondiale. L'obiettivo di quest'anno è appunto vincere più coppe del mondo possibile e tornare a fare i risultati che facevo prima del passo olimpico e sono molto carico e sono molto più alleggerito mentalmente per iniziare la stagione. Il mio obiettivo per quest'anno è quello di migliorare e cercare di migliorare anche i miei tempi. L'obiettivo per quest'anno è diventare più forte fisicamente e riuscire a abbassare i miei tempi, quindi stare sempre sul 7. Per quanto riguarda le gare invece riuscire a ottenere buoni piazzamenti anche nelle coppe del mondo senior. Non ne ho una in particolare dove voglio andare bene, ma si punta a fare bene in qualsiasi gara. Quest'anno come obiettivi principali ho la Coppa del Mondo e utilizzerò le tappe di Coppa del Mondo per imparare ad affermarmi bene nei primi piazzamenti in modo da in futuro poter centrare una qualifica per ovviamente le Olimpiadi di Parigi 2024. E l'obiettivo più importante sarà il campionato europeo ad agosto che si terrà a Monaco e sarà il primo campionato europeo che facciamo da federazione. Un saluto a tutti quanti, seguiteci e fate il tifo per noi.